Il venerdì alle 21:45 su Televita, sempre con Gianni Neri e con Richard Benson, noi torniamo e io ritorno dopo un periodo di defezione, tra l'altro spesso lo faccio in maniera scortese perché non riesco a avvisare Richard prima, questa è una cosa che mi dispiace enormemente, innanzitutto perché reputo Richard il mio più grande amico e poi perché ovviamente come tutte le persone a cui vogliamo più bene siamo sempre propensi a sentirle invece di meno perché siamo sicuri del loro affetto. Eccetera. Comunque, ritorniamo a parlare di musica. Qui presente con me è Richard, il guru della trasmissione. Ciao Richard, buonasera. Ciao, ciao a tutti, grazie delle belle parole che hai detto su di me, ed è vero, io e Gianni ci raccoglie una grande amicizia, diciamo il nostro cemento è il rispetto che sentiamo l'uno per l'altro, che è la cosa più importante che dovrebbero fare un po' tutti. In questo momento così di amicizie che non sono vere amicizie, no? Confusione su tutte le cose, Sì, veramente non vogliamo criticare per carità, quantità. perché poi ognuno fa quello che gli pare, no? Questo sarebbe il discorso, capito? Ma quando io e Gianni possiamo parlare come una volta è successo per 11 ore di fila, possiamo suonare anche per 24 ore di fila come è successo in alcune occasioni, ma possiamo anche neanche parlare e ci capiamo al volo in ogni situazione, capito? E sono delle cose impercettibili, sono delle cose che non si possono decodificare con le parole, perché le parole tendono a limitare certe cose, vengono racchiuse in delle frasi, no? Invece l'amicizia è di una libertà assoluta, no? E tante cose non si riescono, sono delle percezioni, sono delle sensoriali, sono delle cose che viaggiano nell'aria, viaggiano nel buio, ci sono tanti colori nascosti che solo noi possiamo vedere, ma neanche ce le diciamo a volte, capito? Questa è l'amicizia vera, quando uno. No, mi pare, no? Come no, assolutamente vero, guarda, ed è un qualcosa che ci si accorge di avere solo quando hai accanto la persona che ti ricambia questo feeling, questa cosa meravigliosa. Tra me e Richard c'è da 15 anni, non è mai successo nulla che ci ha allontanato, anzi in progressione meno ci siamo visti e più ci siamo veramente uniti. E oggi portiamo avanti questo messaggio, lo portiamo avanti magari con tante difficoltà, perché come sapete in Italia c'è una situazione terribile per quello che riguarda la musica, poi ci sono ovviamente tutti gli episodi che personalmente ciascuno di noi diciamo si porta avanti, ma questa trasmissione, come ha detto Richard, l'abbiamo cominciata insieme e la finiremo insieme e andrà avanti sempre e saremo sempre con voi e saremo sempre a notiziarvi, ad aggiornarvi, a parlare di musica, di musicisti, talvolta andremo più sul trend musicale, talvolta più sul tecnico, ma noi saremo qui come un muro e questa sarà la vostra grande certezza e la nostra grande certezza. È vero, devo dire che il pubblico è un pubblico molto Bello, attento. bello, bello. Ricordo il nome della trasmissione che si chiama Cocktail Micidiale, sempre con Richard Benson e Gianni Neri. E il pubblico è molto attento, per cui abbiamo visto delle vendite mediante il nostro sponsor Angelo Carpenelli, Via delle Albizie 22 Roma. Di dischi più difficili che noi non pensavamo così, questa risposta così eclatante, no? Esce un Su nome cose nuovo, difficili, certo, no? E poi senza. magari per un gruppo metal che dovrebbe tirare molto, no? Invece tira di L'obbrio, meno, proprio il silenzio anche. tira di meno, per Sì. cui evidentemente abbiamo un pubblico più colto, oppure sono quelli colti che ci seguono, però in realtà poi prendo un taxi e il tassista mi dice ti guardo sempre, vado per strada e mi fermano continuamente della gente carina di varie età. E ti accorgi che questa gente che ti ferma, tra l'altro, è al di fuori della musica stessa, ti segue per le parole che dici, per gli incroci, per il senso televisivo che tu gli dai. Poi
per cui è a larghe vedute. La vendita è un'altra cosa, ma la vendita si sta spostando. Ad esempio, te l'ho detto, per quel chitarrista che abbiamo trasmesso fino a 2 settimane fa, Joop Wolters, c'è stato un'enfasi incredibile. E per gruppi diciamo bravi, eccetera, di nome, ex Halloween, ex Savatage, ex eccetera eccetera, una risposta molto media. Qualcosa sta cambiando in meglio, anche se io poi non voglio essere condizionato dall'analisi tecnica continuamente. È bello sentire anche una bella voce. Glenn Hughes, un grande cantante, Jorn Landen, il cantante dei Masterplan, un grande cantante, per carità, ecco, io non voglio essere condizionato solo da solisti. Comunque questa sera, Gianni, c'è un ritorno, dopo anni di assenza dalle scene, torna finalmente Frank Marino. Un chitarrista che a me piaceva anche per il, non doti tecniche eccessive, però un bel tocco, un buon fraseggio, da non confondere con Peter Marino, che fu cantante dei Cacofoni nel secondo disco. Bravo. E mi dicevi anche da non confondere con un altro nome. No, c'era anche tra l'altro un gruppo giapponese chiamato I Marino. I Marino. Ti ricordi? Sì, come no, mi ricordo. Mi fanno impazzire queste cose. Quindi, I Marino, capito? C'erano anche I Marino, un gruppo giapponese. Che stavi dicendo? Ha proposto tutto, ma di Marino ce ne sono diversi. No, quello che è interessante di questo disco è che è un ritorno dopo alcuni anni di silenzio, è un ritorno con un disco dal vivo. Quindi noi sappiamo tutte le difficoltà, sia in fase di registrazione di un lavoro live, sia di una riproduzione di un brano suonato con una certa qualità. Peter Marino mi sembra un buon disco. Angelo tra l'altro ce lo caldeggiava molto. Sì, io ti voglio dire una cosa, è un disco doppio. Un disco doppio. Ci sono molte cover di Jimi Hendrix come Red House eccetera, e lui cerca di aggiungere, non in questo brano che noi andiamo a sentire perché è un brano più corto, ma nei pezzi più lunghi, dei fraseggi che portano diciamo l'indole hendrixiana su fraseggi più jazzati, più intricati. Lui è più tecnico chiaramente di Hendrix, lui, senza offesa, ma è più tecnico lui. Chiaramente Frank Marino non si presenta da 15 anni, in 15 anni sono successe tante cose alla chitarra ipertecnica, per cui 15 anni fa Frank Marino era uno dei migliori chitarristi in circolazione, insieme a Gary Moore, insieme a Van Halen, insieme a Neil Sean, insieme a Ray Fenwick, insieme a Ray Gomez, insieme a tanti... Alvin Lee, che era già più vecchio, chi? Però Alvin Lee, che però già beh, era più quello vecchio. È più vecchio, quello è sì, più sì, vecchio. Dico, era già più vecchio, però era, comunque... Io ti parlo di quel... Range di chitarristi. No, ti parlo del tramite. Ti parlo del tramite prima di arrivare a Malmsteen. Sì. No? Sì. Allora c'erano tanti chitarristi tecnici, Steve Lukather. Steve Lukather. Steve Lukather. Dei Toto e poi Steve Lukather, che già di per sé è un nome che conta da solo. Quando insomma faccio Ray Gomez parlo del chitarrista di Stanley Clark che fece un disco solistico stupendo, rock. Ma c'era John Tropea, un altro chitarrista, c'era Jay Azzolina, molto molto bravo, c'erano tanti chitarristi. Un giovane Steve Stevens che comunque sì, bravo, all'epoca. Bravo, ecco, lui fa parte di quel... Randy Rhoads. Adrian Vandenberg, Michael Schenker, vedi quanti ne stiamo ricordando? Julian Roth. Di quei chitarristi molto bravi, prima dell'avvento di Yngwie Malmsteen e dei vari Richie Kotzen, Gregao e dell'ipertecnica più assoluta. C'era quel tramite che pochi conoscono, capisci? Perché la gente si ferma a Clapton, Hendrix, non so, poi io potrei fare tante... Passano 20 anni e non si ricordano di nulla e poi dopo magari riattaccano con Petrucci, dice Hendrix e Petrucci, no? Magari ci sa sì, chi tra sa qui queste cose. Petrucci sta facendo adesso il suo primo disco solistico. Il suo primo disco solistico. Dopo tanti progetti, side project, progetti paralleli, da Dream Theater, torna, entra,
con un disco solistico che si è molto molto atteso non solo dagli appassionati di Dream Theater, ma proprio da chi ama la chitarra ipertecnica. Sarà, io confido che sia un bel lavoro, sai? Vediamo. Come aspetto anche con grande attesa il lavoro nuovo di Billy Idol. Il lavoro nuovo di Billy Idol con Steve Stevens. Con Steve Stevens, ritorna. Proprio perché c'è un tecnico, no, della chitarra come Steve Stevens, e mi aspetto cose buone da questo lavoro. Ce ne saranno altri, adesso uscirà anche il disco di Malmsteen. Comunque c'è un filone di tecnici che torna e ritorna. Però, che tra l'altro tu devi sapere, tra i dischi nuovi che ho a casa c'ho anche il nuovo Terry Bozzio. Che sarebbe il batterista ex Frank Zappa, ex sì, Missing sì. Person, stava con gli UK, stava con un po' tutti, no? E ultimamente aveva fatto un gruppo con Steve Stevens, sì. No? Era e ci tre, sono no? degli Bozzio, sì, Stevens sì. E Mo Foster. Sì. E ci sono degli inediti in questo nuovo disco di Terry Bozzio, bestiali, con Steve Stevens, che tra l'altro, una cosa stranissima di Steve Stevens, questa me la devi dire, è una cosa pazzesca. Suona meglio la chitarra acustica che la chitarra elettrica. Come no? È un mostro alla chitarra acustica. Ha fatto un disco di flamenco fantastico, Steve Stevens, di chitarra flamenca, chitarra acustica, che lui suona tipo flamenco. Sì. È veramente un mostro. Cioè. Dopo aver sperimentato negli anni 80 tutto quello che poteva fare con la chitarra elettronica, elettrica e sopra, diciamo, anche con la chitarra synth che avevo io, il GR300 con Michael Jackson nel video, te lo ricordi Dirty nel Diana, pezzo? No? Suonava, in Dirty Diana suonava quello. Poi aveva fatto gli Atomic Playboys. Poi aveva fatto The Vince Neil Band, poi lui fece un altro gruppo col cantante che adesso sta in Italia, Michael Monroe degli Hanoi Rocks, un altro gruppo anche con lui, poi cominciò lo sperimentale, hai capito? Poi fece la colonna sonora di Speed, il film con sì. Dennis Hopper, di nuovo con Billy Idol. Billy Idol ha avuto problemi di salute, è sparito nel nulla per tanti anni. Steve Stevens ha continuato nel genere sperimentale. Adesso si rimettono insieme finalmente con la grande band, con dove lui, Billy Idol, ritorna al genere quello suo, di Rebel Yell. Infatti è lo stesso produttore di Rebel Yell che produrrà Billy Idol e Stevens di nuovo insieme, quindi comporranno anche insieme. Questa cosa veramente, cioè, capite quante cose? Allora, una cosa importante. Una cosa, ecco, fammi questa bella inquadratura che è molto bella. Una cosa bisogna dire di Frank Marino, però, che è uno vero, è uno che vive da rockettaro, è uno che da 40 anni suona la chitarra, è uno che dorme nei furgoni, nei pullman, eccetera, fa tante serate rock blues. Quando lo conosci è veramente rock dentro, rock in, come vive, e non ha paura di niente. Io dico, il vero rockettaro si bagna con la pioggia e si asciuga col vento. È una specie di barbone il vero rockettaro, è uno che gira come un circense, uno che fa il circo equestre da paese a città, portando la propria musica, dormendo in alberghi squallidi, ma molto spesso dormendo nel tour bus, nel furgone, capisci? E lui ha fatto questa vita per anni, e questo è il disco nuovo, dopo 15 anni, doppio dal vivo, Frank Marino! Quanto abbiamo? Ecco, appunto, mi interrompono mentre faccio le richieste alla regia. Salutiamo Ghent in regia, sì. Il nostro grande regista ci ha assistito per 3 anni, continuerà a partecipare con noi, almeno emotivamente, perché sta aprendo una sua attività fuori. Comunque lo salutiamo e spero di averlo presto, magari qui per salutarlo, no? In una delle prossime puntate. Magari. Degnamente. Attenzione, allora torniamo a parlare di musica. Eccolo, perfetto. Torniamo a parlare di musica. Guns N' Roses, notizia importante. Allora, i Guns N' Roses sono sotto contratto con la Sanctuary Music, Richard dovrebbe già aver segnalato questa situazione, ma la cosa interessante che Richard mi faceva notare è che la Sanctuary, tramite questo ingaggio dei Guns N' Roses, ancora ovviamente notizia da confermare, sembra che verrà a distribuire i propri prodotti in Europa con la BMG Ariola. Quindi con una addirittura così importante, questo fa poi rivalutare un pochettino tutto il panorama musicale. Oggi parleremo anche
di musicisti italiani, e questo anche per comparare un pochino la situazione all'estero e in Italia, no? Dove ci sono delle situazioni veramente, veramente incredibili, piccole etichette che viaggiano poi su grandi circuiti con grandi nomi, e in Italia magari grandi gruppi, gruppi importanti almeno per l'Italia, che viaggiano su piccole etichette mal distribuiti ovunque. Comunque, polemica a parte, diciamo, torniamo a parlare di musica e parliamo un attimo di Neil Zaza. Già se parliamo visto... di Neil Zaza, ti volevo dire una cosa prima, Gianni, che io sto vivendo più a Milano che a Roma negli ultimi tempi, ed è proprio, sto conducendo in una grossa televisione milanese una trasmissione dove ci sono i gruppi proprio sul posto, ecco. Addirittura, quindi sul live. Per cui a Milano c'è tanta gente che suona bene, devo dire, ed è un piccolo, è un network così, insomma, che faccio a parte Televita, insomma, come ho fatto Isolati per Rai 2, sì, come faccio altre cose, insomma, è nata quest'altra avventura, e vorrebbero fare un DVD sulla mia vita. E siccome mi sono molto scocciato io di fare video didattici, mi sono arrivate altre offerte da altre società, cioè una società, scusa, però sono arrivate molte offerte di televisioni, di emittenti proprio. Di emittenti, io ho detto casa mia è Televita, e beh, noi lo sappiamo che casa tua è Televita, però siccome sei l'unico che può mettersi a contatto con questi gruppi, a giudicarli, ad aiutarli, a dare dei consigli, anche ad essere cattivo con loro a volte quando non vanno bene, ecco, l'unico sei te, allora fallo, ecco, questa era una piccola cosa. No, ecco. No, è importante, vedo che ci fanno cenni dalla regia, abbiamo poco tempo, facciamo sentire subito questo brano. Allora, Neil Zaza già proposto con la cover di Prince, Purple Rain, adesso lo troviamo in un brano in cui estrinseca meglio le sue doti. Ricordati proprie, che no? È un disco tra l'altro bellissimo, dove c'è Steve Smith alla batteria e Ross Valerie al basso, se consideriamo Steve Stuart Smith, Stuart Tam pure, c'è Stuart Tam, bassista di Joe Satriani, però se consideriamo che Ross Valerie e Steve Smith erano appunto bassista e batterista di Journey, a parte Steve Smith che ha fatto cose jazz fusion con i Vital Information e con Frank Gambale e con tanti altri, però era la sezione ritmica dei Journey con alla chitarra Neil Sean, il grande Neil Sean, molto Neil bravo. Sean. Siccome il tempo è breve, questo è un disco molto bello comunque che vi consiglio. Ascoltatelo con attenzione. Però devo ricordare ancora una volta Angelo Carpenelli, via delle Albizie 22, Roma, in sovraimpressione, telefonate, andate da Angelo, 30, 45, vuole 79. Ritornare a tutti i costi come ospite, ritornerà alla grande, perché è rimasto molto simpatico a tutti, ritornerà alla grande in un giorno meraviglioso, va bene? E vi auguro tante cose meravigliose a tutti voi, grazie. Il tempo è tiranno. Allora, vi parlavo di musica italiana, i DGM sono un gruppo di amici nostri, miei, di Richard, li conosciamo da sempre, Diego Reali, il chitarrista, è cresciuto ascoltando Richard, seguendo i suoi metodi didattici, chitarristici, eccetera. È un chitarrista diversissimo da Richard, questo non per fare comparazioni, per carità, come sapete gli allievi poi in genere si separano e quindi assumono una loro, diciamo, caratterizzazione. Questo è il disco nuovo di DGM, si chiama Misplaced. Allora, abbiamo un'ottima sezione ritmica, bellissima la qualità della registrazione, peccato per la distribuzione, loro saranno in tournée comunque presto in Giappone, andiamoceli a sentire. Io volevo proprio farti sentire questo brano che è il primo di questo disco, e ecco, sì, qui stanno intanto sostituendo. Ma io sono curioso, capisci, anche perché purtroppo poi abbiamo avuto poco tempo, ti volevo raccontare la storia del Cristo Pinocchio, ti volevo raccontare la storia di Marilyn Manson, i gobelini, i coboldi, adesso lo facciamo, gli eoni, la canfora, il fico sacro, la betulla, la mandragola, eccetera, e mi hai stordito con i DGM. La prossima volta però vedocca no? Living on the Edge, DGM, ciao, alla settimana ciao. Prossima.